3 maggio, proposta visiva per il municipio 8. I muri parlano. Perché non dare questo muro per far parlare i ragazzi e raccontare la storia del quartiere, del gazzometro, di quello che hanno fatto i loro bisnonni, nonni, padri? Che cosa vogliono dire tutte queste scritte? Ce le vogliamo far spiegare? Perché i giovani hanno bisogno di esprimersi e per farli esprimere dobbiamo dare loro spazio e dare loro l'esempio. Per esempio, adesso non parlo più e guardate com'è questa strada che porta a Piazza del Gazzometro all'incontro che c'è tra poco con il presidente del municipio. Osservatorio rifiuti. Se noi usassimo certi muri per far esprimere i giovani e di anno in anno sul muro, dopo le loro espressioni a tema, venissero cancellate e rifatte nuove, naturalmente prima dovrebbero essere fotografate e magari realizzarci anche un almanacco per vedere la differenza dei giovani di una volta e dei giovani di oggi, perché la gioventù, si sa, è gioventù e dipende quello che respira. Per esempio, quelli che respirano ora questa strada dovrebbero sapere quello che respiravano quelli che lavoravano un tempo qui, ma un tempo le cose non erano come si vedono adesso, non erano così. La storia è importante, non si costruisce il futuro se non si conosce il passato. I muri parlano, vede questo com'è bello pulito? Ma guardate per terra. Lei comunque si difende.
Ecco come la natura si difende e prosegue. Guardate bene. Da piccole spaccature dell'asfalto loro resistono. Il gazzometro più avanti, lei che cerca una riunione qui, no? Sì. Eccola. Quella con Amedeo Ciaccheri? Sì. Eccola. Ah, vabbè. Prego. Sei tu che c'hai paura di me? Guarda che dicono, sei tu che porti l'amico io. Ma portiamo fortuna tutte e due. Ciao Micio. Pss, pss, pss.